Dentro il tuo tempio, o Dio, noi ricordiamo la tua bontà. Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode giunge fino all'estremità della terra. La tua destra è piena di giustizia. Il Salmo 48 prende spunto da un intervento di Dio in favore di Gerusalemme, assediata dagli eserciti nemici. Celebra il monte Sion, luogo del tempio e cuore di Gerusalemme, poiché è il luogo dove Dio si manifesta e mostra la sua potenza, la sua bellezza e la sua invincibilità. Gerusalemme è il centro geografico e teologico di tutta la terra. È un po' come dire l'ombelico del mondo. Ma soprattutto è la città scelta da Dio come sua dimora, il tempio, e perciò da lui difesa con forza. La santità e la grandezza della città derivano proprio dalla presenza di Dio. La presenza di Dio rende invincibili, non c'è re o esercito che tenga. Tutti fuggono atterriti, come se invece di una città vedessero la terribile gloria di Dio. Nel Tempio è descritta la città ideale, la Chiesa, la città posta sul monte di Matteo di Apocalisse. Di conseguenza, il monte è Cristo che è l'esultanza di tutta la terra. Dopo aver girato attorno alla città, si entra nel Tempio, cuore di Gerusalemme, ed ecco che Dio non è più il terribile, ma è il misericordioso. Dentro il tuo Tempio, o Dio, noi ricordiamo la tua bontà. Il Salmo che ha cantato la città santa, la bellezza di Sion, termina con questa affermazione al versetto 14, dicendo: Questo è Dio, il nostro Dio in eterno. Egli sarà la nostra guida fino alla morte, come se, contemplando Gerusalemme, si faccia direttamente esperienza con Dio. Questa esperienza è la stessa che anche il credente dovrebbe vivere. Questo salmo è l'espressione lirica di un innamorato di Gerusalemme che esprime la sua sicurezza e la sua serenità di essere accolto nelle sue mura protettive. Il Salmo 48, chiamato il Canto di Sion, celebra la grandezza e la gloria della dimora di Dio. Questa città era sicura e gloriosa. Il popolo di Dio si ritrova nel Tempio per celebrare il Dio della sua salvezza. Il Tempio, in questo caso, è il luogo dell'incontro e dell'assemblea. L'assemblea loda il Signore cantando: Si ricorda della bontà di Dio. La tua lode giunge fino all'estremità della terra. Con queste parole il salmista ci ricorda la responsabilità che abbiamo di fare conoscere agli altri e alle generazioni future tutta la grandezza e la bontà di Dio. È come se dicessimo: Questo è Dio, il nostro Dio in eterno. Egli sarà la nostra guida fino alla morte. Qual è dunque il nostro Dio? Non un Dio astratto e lontano, ma un Dio che dimora in noi e con noi. Il Salmo invita a salire con fiducia alla presenza di Dio, nel nome di Cristo, per ringraziarlo per tutto ciò che fa per noi. Buon sabato!